Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno di essi, uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. San Vito. Beh, sapete più voi di me, San Vito, questo giovane nato appunto a Mazara, insieme a Modesto e Crescenza, decide di diventare cristiano, terzo secolo più o meno. E allora comincia una difficoltà, la gente non voleva che diventasse cristiano, in tutti i modi cercano di farlo desistere, lo denunciano e addirittura l'imperatore Domiziano, l'imperatore, quello cattivo proprio contro i cristiani, lo prende, lo fa mettere a morte, sapete, arrostito, diciamo, muore arrostito, una morte terribile, tremenda, però lui non si pente, non cambia idea, rimane cristiano fino alla fine. Quindi, oggi è facile essere cristiani? Beh, forse non siamo ancora perseguitati come Vito, però non è facile. Non è facile essere cristiani oggi. Basta guardare i giornali, vedere un po' la televisione, eccetera. Si vede che il mondo va da un'altra parte. Però ecco, ci sono questi esempi grandi di personaggi Vito, come per esempio, che ci insegnano a resistere saldi nella fede. E quindi leggiamoci qualche volta la passione di San Vito, leggiamoci qualche informazione storica, anche su internet si trova facilmente molto materiale su Vito, perché appunto ci sostenga nel nostro cammino verso il Regno dei Cieli, speriamo che arrivi presto. E nel Vangelo Gesù esorta i suoi e dice: non temete quelli che ammazzano il corpo, questi qua, quelli che hanno ucciso Vito, temete piuttosto di quelli che uccidono l'anima, cioè conducono al peccato mortale. Questo è il pericolo grosso per noi, quindi evitiamo in tutti i modi, cerchiamo di evitare in tutti i modi il peccato mortale, quello che fa morire l'anima, che poi rinasce nella confessione, però ecco. E l'altra assicurazione che Gesù fa: non temete, perfino i capelli del vostro capo sono contati. Cosa vuol dire? Che il Signore Dio conosce tutto di noi, perfino quanti capelli abbiamo in testa. Non dobbiamo temere, il Signore ci conosce bene, ci sostiene, ci aiuta, ci esorta ad andare avanti. Ringraziamo Vito e quelli come lui che ci hanno mostrato la strada per il paradiso. Si lauda Gesù Cristo.